Ciao a tutti amanti del wrestling, bentornati su Wrestling Unico More, come sempre con Davide, il vostro Draco, oggi per parlarvi della prima parte di quella che sarà la nostra video recensione su AEW Revolution 2022, l'edizione appunto annuale del primo pay-per-view della All Elite Wrestling, nonché comunque uno dei pay-per-view più importanti fondamentalmente della compagnia, che oltre magari a regalare anche dei match molto intensi, dà anche magari degli spunti narrativi molto importanti per quelli che saranno i mesi futuri. Una cosa che, così come le altre edizioni dell'evento che ci sono state negli scorsi anni, ha fatto anche l'edizione del 2022. Tuttavia, come avrete intuito già dal titolo, questa sarà una parte esclusivamente collegata a quello che è accaduto nel pre-show fondamentalmente dell'evento, o come magari viene definito dalla compagnia, il buy-in che è stato reso disponibile, così come anche gli altri, sul canale YouTube della All Elite Wrestling, così come era disponibile anche su Fight. Su Fight, tra l'altro, potete trovare ancora disponibile l'evento AEW Revolution, mentre invece, se siete stati bravi e magari l'avete già acquistato, allora potrete vederlo nuovamente con Infinity Replay. Una cosa che farò anche io, ed è il motivo anche per cui non sto collegando la recensione del pre-show a quella del main show, fondamentalmente perché un paio di match li ho vissuti con uno stato d'animo particolare, diciamo che fra l'ora magari tarda e il match in sé per sé, che non mi stava prendendo tantissimo, l'attenzione è andata un po' scemando a un certo punto, quindi ho deciso di dividere le due parti magari della recensione, evitare di fare magari una cosa intera, proprio per poter rivedere meglio alcune parti del pay-per-view. Ma in realtà c'è anche un altro motivo per cui ho deciso appunto di soffermarmi in modo un po' più specifico su quello che è stato il pre-show di AEW Revolution. E il motivo innanzitutto si ricollega anche ai match che ci sono stati nel buy-in, così come anche all'atteggiamento con cui il pubblico si è rapportato nei confronti del match e degli atleti appunto che ne hanno fatto parte. Il buy-in infatti si apre con quella che si può definire una sorpresa abbastanza clamorosa, ovvero il match fra Leila Hirsch e Chris Statlander, che vede proprio l'atleta di origini russe arrivare in fondo alla vittoria. E diciamo che nel live fuse che abbiamo fatto su Twitch, nel canale del lato viola del ring, dove siamo stati ospitati dagli amici di AEW Italian Podcast, in quella che è una delle loro comunque trasmissioni cardine in vista del pay-per-view, beh, avevamo qualche timore nei confronti di questo match, qualcosa un po' ci turbava, non tanto per il match in sé, quello che ne poteva uscire. L'incontro è stato abbastanza buono, comunque le due hanno avuto qualche svarione, diciamo, nell'esecuzione di alcune mosse, di alcuni spot, magari potevano venire meglio, però fondamentalmente è stato un buon incontro. Quello che ci teneva un po' sulle spine era l'atteggiamento che il pubblico avrebbe avuto nei confronti di Leila Hirsch, un'atleta che appunto, sebbene naturalizzata in un'altra nazionalità, comunque appunto è di origini russe e non ha una gimmick ricalcante appunto la cultura russa. Tuttavia, per esempio, nel suo ring gear è solito utilizzare i colori della Russia, una cosa che ha fatto anche in questa circostanza. Ovviamente non si tratta di una presa di posizione a livello geopolitico, comunque per tutto quello che purtroppo sta succedendo in questi ultimi giorni, ma è appunto qualcosa che lei si sente di fare, un unico elemento che comunque la ricollega a quella che è la sua effettiva nazione d'origine. E per fortuna, devo dire, il pubblico non è stato becero con gli atteggiamenti, come ci si poteva magari aspettare. In questo periodo si sta facendo un po' un'eccessiva caccia alle streghe, secondo me, nei confronti di quella che è la cultura russa in generale. Alla fine, diciamo che non si possono far scontare, almeno secondo me, sulle persone singole, individuali, quelle che magari sono le colpe in un certo senso di chi è ai vertici. E per fortuna il pubblico della AEW si è dimostrato abbastanza maturo,
sì, ha emesso comunque dei fischi, dei cori di disappunto, specie quando c'è stato comunque anche un boccio abbastanza importante da parte di Leila Hirsch, però fondamentalmente non c'è stata una reazione fortemente negativa come ci si poteva magari immaginare da parte di un pubblico americano che spesso è un po' soggetto a degli atteggiamenti un po' beceri, come abbiamo visto magari in altri contesti con palloni da spiaggia e altri cori che magari non erano esattamente edificanti. In questo caso, per fortuna, il pubblico AEW è stato molto più diplomatico, ha espresso il diciamo del disprezzo, comunque sia del disappunto magari riguardo a quello che è stato fatto nel match, ma non nello specifico nei confronti dell'atleta, che tra l'altro Leila Hirsch è stata annunciata anche in un match abbastanza importante del Dynamite post pay per view, ma di questo comunque ne riparleremo in un altro momento. Restando sull'incontro, abbastanza buono, grande sorpresa però per la vittoria di Leila Hirsch. Quello che sembrava comunque sia un match abbastanza facile per Chris Statlander, una vittoria che in qualche modo sarebbe stato un altro tassello che l'avrebbe portata a rilanciarsi, beh, in realtà vede Leila Hirsch vincente e, come già detto, anche appunto inserita in un contesto abbastanza importante nel Dynamite post pay per view. Altro momento abbastanza importante nel buy-in è stata comunque una vera e propria sorpresa inaspettata che in realtà sembrava preludere a tutt'altro. Infatti Tony Schiavone a un certo punto era nel ring, avrebbe avuto un ospite con cui avrebbe fatto quattro chiacchiere, e quale Dan parte? Parte la Dem di Kenny Omega, ex campione mondiale dell'AEW, al momento fuori per riprendersi da una serie di infortuni che lo stanno tormentando ormai da diverso tempo. Tuttavia, invece di Kenny Omega, arriva il suo fidato Don Callis. Un Don Callis che, diciamo, era da un bel po' che non lo vedevamo, ha tenuto un ring, diciamo, alla faccia di Tony Schiavone, che magari sperava di fare una chiacchierata tranquilla, qualcosa, e invece no. Don Callis prende la scena come è abituato a fare, in un certo senso è molto fiducioso sul fatto che il main event sarà un bel main event, e in effetti è stato decisamente un bel main event, dove alla fine avrebbe vinto il vero Adam, ovvero Adam Cole. Don Callis dà un gettone di fiducia all'ex campione della Ring of Honor e in qualche modo è sicuro che Adam Cole sarà un ottimo campione, ma di transizione. Infatti, secondo Don Callis, quello che effettivamente sarà il vero campione della compagnia sarà Kenny Omega una volta che ritornerà. Quindi, diciamo, comunque un Don, come sempre, ovviamente, che strizza più l'occhio agli heel che non ai face, come è normale anche per il suo personaggio, per la sua attitude. Tuttavia, comunque, promuove anche il ritorno del suo protetto, che appunto lo vede già lanciato in contesti molto importanti e dove farà sentire nuovamente la sua presenza. Sarà davvero così? Tony Khan alla fine ha detto che lui sta aspettando Kenny Omega, tuttavia lo sta aspettando per altri motivi. Ne riparleremo magari in un altro momento, però effettivamente Kenny Omega iniziamo ad aspettarlo un po' tutti. La sua assenza, diciamo, che non ha pesato tantissimo, grazie comunque agli altri nomi presenti nel roster AEW e i tanti bei match che abbiamo visto in questi mesi, però forse per tutto quello che sta succedendo anche fra amici comuni di Kenny Omega e Adam Cole, come anche Hangman Page, forse effettivamente si inizia a sentire un po' l'urgenza del ritorno del cleaner. Secondo match del buy-in, match, diciamo che è un po' la pubblica esecuzione di QT Marshall da parte di Hook. Un Hook che comunque sia, diciamo, nonostante la giovane età, magari non i tanti match fatti all'interno del ring, comunque si conferma sempre di più un trascinatore delle masse. La cosa particolare è che non ha ancora aperto bocca questo ragazzo. Io sono davvero curioso di vederlo con un microfono in mano, perché se in qualche modo, diciamo, le sue capacità orali dovessero confermarsi anche solo come la metà di quello che in qualche modo sta iniziando a far vedere nel ring, e il grande atteggiamento con cui in qualche modo riesce a fare presa sul pubblico, beh, signori miei, abbiamo davvero davanti una gemma, una vera stella comunque del mondo del wrestling, che farà sentire la sua presenza negli anni successivi.
L'unica cosa è che al momento ancora non ha avuto un avversario che lo mettesse in qualche modo un po' più in difficoltà del normale. Judy Marshall alla fine, diciamo, in alcuni momenti è riuscita anche a mettere in difficoltà Hook, che però alla fine ha colto un'occasione d'oro per sottomettere Judy Marshall in una manovra di sottomissione che comunque sia anche alle persone più scettiche riguardo il pro wrestling sicuramente non lascia indifferenti. Infatti comunque una manovra abbastanza credibile, eseguita con una rapidità e una precisione davvero impressionanti, quindi comunque questo ragazzo davvero sarà da tenere d'occhio, a osservare la sua evoluzione, perché a meno appunto di sorprese pessime davvero abbiamo davanti a qualcuno che negli anni successivi potrà essere davvero una garanzia di intrattenimento. Chiude il buy-in il trios match fra la House of Black e Pac e Penta Obscuro, accompagnati dalla loro arma segreta, diciamo, ovvero Eric Redberg. Un match che è stato comunque molto molto intenso, quasi comunque sia da main card davvero, per la lotta che c'è stata combattuta e in alcuni momenti anche sembrava volgere a favore finale del Death Triangle, con Eric Redberg che in qualche modo, ovviamente, come era facile immaginare, era un po' l'osso più duro del match. Infatti la House of Black per riuscire comunque a tenerli testa spesso ha lavorato in 2 contro 1, oppure come visto nel finale addirittura in 3 contro 1. Si prende il pin il buon Eric, fondamentalmente diciamo era il finale ideale, fondamentalmente anche perché poi in attesa del ritorno di Phoenix magari le cose potranno andare avanti con Pac e Penta contro la House of Black, quindi comunque sia, diciamo, dare lo schienamento, far subire lo schienamento a quello che continua a sperare che sia solamente un'apparizione saltuaria di Eric, fondamentalmente è, diciamo, la scelta più logica. Vedremo come continuerà questa storyline, però innanzitutto comunque davvero un buon capitolo in pay per view, decisamente migliore rispetto a quello visto a Full Gear, con quelle alleanze un po' di comodo fra Malakai Black e Andrade da un lato, Cody Rhodes e Pac dall'altro. Decisamente un match confusionario, una situazione dove probabilmente non si sono neanche ben trovati da un punto di vista di chimica e narrativa all'interno del ring. Qui davvero le cose sono state molto più concrete, molto più lineari e appunto, come già detto, con un finale decisamente logico e che comunque sia non va a danneggiare nessuno. Davvero quindi un ottimo pre-show, ed è per questo motivo anche che ho deciso di dedicare una parte a sé di questa video recensione dedicata ai W Revolution proprio al pre-show. A memoria non ricordo fondamentalmente altri pre-show che dell'AEW, così come anche può essere di una WWE o di Impact, a questo livello. L'unico, magari, ma devo appunto davvero scavare molto nel passato, è il pre-show delle Survivor Series del 2019, che vedevano all'interno delle dinamiche fra i roster anche il roster di NXT. Infatti in quel pre-show, oltre a dei match comunque con i vari componenti del roster, venne annunciato anche quello che era il team di NXT che avrebbe rappresentato il roster nel 5 contro 5 contro 5 che ha fatto da main event del pay-per-view. Anche quello fu un ottimo pre-show, lo vidi all'epoca insieme al buon Dario The Icon, un altro dei membri storici dello staff di Wrestling Unico Amore, e entrambi all'epoca concordammo che comunque sia è davvero difficile vedere un pre-show di questo livello che in qualche modo fa effettivamente quello che secondo me dovrebbe fare un pre-show, ovvero caricare ulteriormente di energia, di aspettativa lo spettatore in attesa che parta lo show vero e proprio. Anche questa volta è stato fatto secondo me molto bene, e come direbbe magari il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Sarà effettivamente andata così bene la main card? Per saperlo dovrete aspettare il video che appunto uscirà dedicato all'analisi e il commento appunto della main card di AEW Revolution, ma intanto vi aspetto qui sotto nei commenti, dove voglio sapere appunto cosa ve ne è parso anche di questi match introduttivi al pay per view che la AEW ci ha presentato per Revolution 2022, e soprattutto
cosa dovrebbe fare per voi un pre-show? Qual è il suo obiettivo? È un obiettivo solo di marketing? È un obiettivo anche focalizzato sul wrestling vero e proprio, più puro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e noi ci vediamo a un prossimo video, sempre qui su questo canale.